Benvenuti al nuovo appuntamento del TG LIS del Consiglio regionale della Basilicata. Mozione di sfiducia al presidente della regione Pittella a seguito dell'inchiesta petrolio da parte dei consiglieri regionali di opposizione Perrino, Leggieri, Napoli, Castelluccio e Rosa. L'atto di accusa all'istituzione regionale è per non aver esercitato azioni volte al rispetto dei principi di legalità e trasparenza in tema di tutela ambientale e salvaguardia della salute delle persone. Mandato dei cittadini tradito, per cui, a detta dei firmatari, Pittella non può più ricoprire la carica di Presidente della Regione. Di tenore diverso le mozioni di altri due consiglieri di opposizione, Mollica e Pace, presentate sempre a seguito dell'inchiesta sul petrolio. Al Presidente Pittella chiedono di costituirsi parte civile nel caso venga approvato il danno ambientale e utilizzare l'eventuale risarcimento per risanare i territori compromessi. Con l'altro documento, invece, Pace e Mollica rispondono alla mozione del Consiglio regionale della Puglia considerata un atto di ingerenza. I due consiglieri chiedono di rinnovare l'accordo sull'acqua scaduto, prevedendo la compartecipazione della Puglia alle spese per il controllo della salubrità della risorsa idrica. Non alimentare il tritacarne mediatico con giudizi dispregiativi, come la Basilicata ferma al Cristo si è fermato a deboli, né alzare i toni degli interventi politici e attendere invece il giudizio formale della magistratura. È l'appello del Presidente della Regione Basilicata Pittella in relazione all'inchiesta sulle estrazioni petrolifere in Basilicata. Non si dimentichino, sottolinea il governatore, le potenzialità che questa terra esprime. Una per tutte, la designazione di Matera a capitale della cultura, né il nostro impegno per dare vigore alle attività di controllo dell'ARPAB. Parole frutto di pregiudizi lontani dalla realtà che non aiutano a capire la Basilicata di oggi e i suoi problemi. Così il Presidente del Consiglio regionale La Corazza in merito a dichiarazioni di alcuni commentatori sull'inchiesta petrolio. La Basilicata, sottolinea, è una regione che ha contribuito notevolmente al fabbisogno energetico dell'Italia, onorando sempre gli impegni. E con Matera, capitale europea della cultura per il 2019, ha aperto un orizzonte nuovo per tutto il Sud. Approfittare dell'inchiesta per scagliarsi contro l'intero territorio e la sua storia non è una cosa seria. Confermare i servizi già offerti e implementarli, estendendo il TG LIS anche alle TV locali e proponendo servizi innovativi come la rassegna stampa o la sperimentazione del LIS nelle radio, o ancora nel teatro, coinvolgendo, come proposto dagli stessi sordi, le persone non udenti, al fine di offrire un effettivo strumento di accesso all'informazione. E l'impegno del Corecom Basilicata, ribadito dalla Presidente La Morte, durante un incontro con i referenti nazionali, regionali e provinciali dell'Ente Nazionale Sordi, a cui erano presenti il Presidente del Consiglio regionale La Corazza, il consigliere regionale Napoli, oltre ai componenti del Corecom, Rapolla, La Guardia e Corraro.
In Basilicata, gli uffici del Corecom si trovano nel Palazzo del Consiglio regionale, in via Verrastro a Potenza. I recapiti sono quelli che vedete in sovraimpressione. È tutto, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento e alla prossima edizione.